E benvenuti alla nostra passeggiata di mercoledì 14 ottobre. Sono tutto zozzo, adesso mi pulisco. Cosa ne pensi del ghosting, soprattutto nei casi in cui a farlo è un parente stretto, cioè un parente stretto che sparisce senza dire nulla? Tempo fa mi avete chiesto del ghosting. Io credo che sia semplicemente un altro nome per parlare di un fenomeno che esiste da sempre, il fatto che alcune persone hanno come modalità relazionale, quando non ce la fanno più per qualche motivo, scappare senza addurre altre giustificazioni, darsi alla chetichella. Un mio amico la chiama scherzosamente durante le serate la fuga all'inglese, come quando ci si raduna tutti insieme dopo tanto tempo, siamo una ventina di persone. Dov'è finito il mio amico Dome? Il mio amico Dome dice: ieri sera ho fatto una fuga all'inglese, come per dire, sono scappato senza addurre giustificazioni. Ebbene, io credo che questo non dipenda dalla psicologia, o meglio, possa dipendere da un certo stato mentale, ma non è di certo un problema mentale. Potrebbe esserlo in alcuni disturbi, ma antonomasia, le problematiche psicologiche che hanno maggiormente a che fare con le relazioni sono i disturbi di personalità. Disturbo borderline e, guarda un po', disturbo narcisistico di personalità. E infatti, guardando un po' caso, le persone che chiedono del ghosting di solito sono molto interessate al narcisismo. Ora c'è una cosa che bisogna dire: che le nostre aspettative sulle altre persone sono le nostre aspettative e vanno condivise anche con le altre persone. Cioè, non posso sapere realmente perché quel tuo parente stretto è scappato via. Magari se avessi l'occasione di parlarci, lui saprebbe dirmi esattamente perché è scappato via. E però non te l'ho detto a te, ok? Cioè, in realtà il problema è tra te e lui, non del fatto che lui ha una psicopatologia che l'ha indotto a scappare. Ci piace pensare così perché è una scorciatoia mentale pensare: vabbè, quello è malato, per questo scappa. Non è così semplice. È una domanda della Madonna, nel senso che mi ci vorrebbe qualche giorno per spiegare meglio. Più si manifesta il proprio ego, più si nascondono ferite interiori. Non sempre, vediamo. Rispondere a questa enorme domanda. Partiamo dal presupposto che la psicologia occidentale non ha una definizione di ego simile a quella della filosofia orientale. Per intenderci, il corpo di dolore di Eckhart Tolle non è l'io della psicologia. L'io della psicologia è un'istanza mentale all'interno della quale noi aggreghiamo la nostra personalità. Pertanto, avere un io nella psicologia occidentale è molto buono, averlo in quella orientale è pericoloso, perché ti rende individualista, ed è proprio una differenza che c'è proprio a livello di cultura tra le culture orientali e occidentali. Noi occidentali siamo più individualisti, loro sono più collettivisti, e che non è sempre, non è che sia un vantaggio, poi potremmo parlare. Essendo più collettiviste, le società orientali vedono il fatto di essere individualista, cioè egoista diremmo in Occidente, come qualcosa di profondamente sbagliato e anche come la causa principale di tutta la nostra sofferenza. Il fatto di voler essere io quello è la hubris o ibris dei latini, quindi è la non umiltà, è la boria, ciò che loro intendono per ego. Ecco, a questo punto vedi che abbiamo una definizione occidentale orientale che è un po' diversa, nel senso che avere ego, avere un io forte in Occidente è una cosa buona, non negativa a tutti i costi, mentre in Oriente è una cosa molto negativa. Addirittura le pratiche di meditazione servirebbero per gli orientali ad annientare il nostro ego, questa nostra poca umiltà che tende a farci credere di essere chi non siamo. Questa dovuta distinzione occidentale-orientale viene da sé naturale immaginare che non necessariamente il fatto che una persona dimostri di avere tanto ego, quindi in termini un mix, diciamo così, poca umiltà, sia necessariamente una persona ferita. Magari i suoi genitori fanno altrettanto, magari la mamma e il papà sono degli sboroni, per cui è sborone anche lui. Però in linea di massima, diciamo che più tendiamo ad ostentare qualcosa, più in realtà è perché stiamo compensando, cioè stiamo nascondendo qualcos'altro. Per cui il pensiero ci sta, ma non è generalizzabile a tutti. Cioè, se tu vedi uno sborone che ha molto ego, non è detto che abbia avuto dei traumi infantili, magari sta solo imitando il papà sborone. Come si aiuta un parente con forte depressione che prende già farmaci ma rifiuta la psicoterapia?
Non saprei dirti, se non con l'esempio. Se hai bisogno di psicoterapia, vacci tu, fagli vedere che stai meglio. Purtroppo è difficilissimo. Mettiamola così, che se tu dici al tuo parente, guarda che hai bisogno di una psicoterapia, non funziona perché lo stai facendo sentire malato, inutile, stupido, impotente, quindi peggiori la situazione. Viceversa, se tu gli dici, non lo so, gli porti le cose scientifiche uguali, in altre parole, ogni tuo aiuto farà sentire quella persona, soprattutto se il legame è stretto, se è tuo padre, farà sentire quella persona sempre più malata. E allora che fare? Allora l'unica cosa che puoi fare è dare il buon esempio, far vedere che tu per primo ti fai aiutare, se hai bisogno di aiuto, sia psicologico, sia medico, eccetera. Magari di tanto in tanto vi fai ascoltare una puntata del podcast di Psine. Lo so, non è facile, ma chi rifiuta la psicoterapia è difficile da convincere. Più siamo stretti parenti e meno dovremo interferire. Lo so, è difficile. Vera, in questi casi, è davvero l'esempio. Cioè, fagli vedere che tu studi psicologia, che ascolti il mio podcast, che ti fai aiutare se ne hai bisogno. Ora potrei raccontarti un aneddoto, ma non so se ho tempo. Tanti anni fa ero al bar con gli amici e a casa mia e arriva una specie di attaccabrighe di paese. Inizia a parlare con me e di solito io sono una persona, insomma, mi conosceva a 18 anni, una persona che attacca briga, tra virgolette, nel senso che non si fa attaccare briga. Per cui inizia un po' a provocarmi e io invece di attaccare briga inizio a fargli tutti dei trucchi linguistici, mandandogli il cervello in pappa. Alla fine di quella cosa lì, due dei miei amici mi hanno detto: Gemma, ma adesso tu ci devi dire esattamente dove hai imparato quelle robe. E sono diventati degli appassionati di psicologia. Quindi, esempio, quindi non spiegazione, esempio. Queste tre domande davvero impegnative, dare una risposta mentre passeggio con la mascherina, eccetera, eccetera. Lì davanti c'è mia moglie, anche lei mascherata, per cui ci vediamo tra un'oretta per il proseguio. Proseguio? Si dice così? Vabbè, della passeggiata. A dopo, buon pranzo. Un consiglio su come fare amicizie nuove? Le lezioni sono online e non riesco molto per ora. Allora, sì, vediamo. Periodo particolare dove facciamo fatica ad uscire. Quello che dobbiamo fare, che dovremmo fare per poter trovare delle amicizie, è quello di trovare dei luoghi di aggregazione che abbiano cose specifiche. Ad esempio, ti piace, che ne so, la palestra, vai in palestra. Ti piace giocare a ping pong, se è possibile vai a giocare a ping pong. Se non è possibile giocare a ping pong, frequenta dei forum, dei gruppi dove si parla di ping pong. In altre parole, le amicizie iniziano quasi sempre per una questione contestuale, cioè in altre parole iniziano perché, da adulti ovviamente, non da bambini, perché si hanno delle passioni in comune. Quindi se tu trovi i luoghi di aggregazione di queste passioni in comune, riesci anche ad aumentare la probabilità di trovare amicizie. Hai nuovi progetti per il futuro? Esattamente, ragazzi, ho dei nuovi progetti per il futuro. In particolare sarà un nuovo tassello mancante della crescita personale. Tra qualche settimana saprete il nome del progetto. Per la prima volta ti stai chiedendo quale progetto può avere in futuro una persona che fa questa cosa, che cammina e risponde a delle domande di psicologia, devi ascoltare la puntata 349 del podcast. 349, vero? Sì. L'ultima puntata, quella che abbiamo dedicato a prevenzione e cura, all'interno della quale ti racconto la mission di Psinel, cioè la mission del mio progetto di divulgazione psico sviluppo personale logica. No, che brutto. Di divulgazione psicologica. Nea psicogena e necessità di sbadigliare. Secondo te come va trattata? Quale terapia? Provo a darti una risposta. La prima cosa che devi fare è assicurarti che sia realmente una dispnea psicogena, in altre parole quella che noi chiamiamo mancanza d'aria, come sintomo di un disturbo dell'umore, in particolare di un disturbo d'ansia. E per capire se è davvero così devi andare da un pneumologo, devi fare quella che noi chiamiamo anamnesi differenziale o diagnosi differenziale. Quindi dobbiamo escludere che non ci siano altre motivazioni che ti portano, tra virgolette, ad avere questa dispnea. Una volta che hai escluso quelle parti lì, puoi richiedere la visita con uno psicoterapeuta. All'interno del nostro corso, dall'ansia alla serenità, abbiamo degli esercizi molto potenti per iniziare a trattare questa problematica.
Ovviamente questi esercizi non sostituiscono la psicoterapia. DAS, dall'ansia alla serenità, lo trovi tra i link in bio. Quando camminavamo da piccoli, stando attenti a non pestare le righe, stavamo meditando? Assolutamente no, è proprio il contrario di meditare. Mi spiego. Esistono dei tipi di meditazioni che si chiamano focus oriented, cioè che sono orientati alla focalizzazione della nostra attenzione, quindi se guardo una candela, seguo il respiro, sento i miei piedi e basta. In realtà la meditazione non esclude gli stimoli esterni. Cosa significa? Che possono arrivare degli stimoli esterni e io devo essere consapevole anche di quegli stimoli per poterli mettere da parte e tornare sul punto di focalizzazione. Quando invece da bambini saltavamo le righe o cercavamo le righe, era tutt'altra roba. Addirittura qualcuno poteva passarci accanto, darci uno scoppolotto e non ci saremmo neanche accorti perché eravamo talmente focalizzati su quel compito da escludere la realtà esterna. Questa è la differenza che c'è tra ipnosi e meditazione. La prima è dissociazione, la seconda è disidentificazione. Ascolta le puntate su questo tema. Incredibilmente bella sul negazionismo. Adesso mi tolgo la mascherina per risponderti, scherzo. Partiamo col dire che negazionismo è un termine che nasce per tutte quelle persone molto intelligenti che sono convinte che l'olocausto non ci sia stato. È un po' come dire quel palazzo non esiste, lo vedi? Ma non esiste, c'è, ci sono le prove, e lì davanti possiamo toccarlo, ci sono delle persone che ci abitano, ma non esiste. Non ci possiamo fare niente, insomma, per cui direi che queste persone hanno come unica giustificazione il fatto di essere profondamente ignoranti. Ovviamente questo discorso si sposta anche lato virus, no? Ora, oggi ci sono i negazionisti che dicono i no mask, che dicono appunto il virus non c'è, è un'invenzione per tenerci soggiogati. L'altro giorno ho dovuto cancellare, bloccare un genio che mi ha detto guarda che io sto studiando Foucault e Foucault parlava proprio del fatto che la paura serve per sottomettere i popoli, per cui sei un ignorante nel dire quello che dici. Ma lascia perdere. Foucault e la paura e quant'altro, che è un altro discorso ancora, però viene utilizzato dai complottisti per spiegare come mai ci dicono certe cose i media. È per questo che ne ho parlato. Però, a parte questo, io scommetto adesso qua sull'unghia 10.000 euro che il 90% dei negazionisti non conoscono la storia, i negazionisti dell'Olocausto. Cioè che se tu gli fai una domanda banale di storia, come ad esempio come mai è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, non lo sanno. Oppure ti danno la loro versione complottista assurda. Così come scommetto che il 99% di chi nega l'esistenza del virus non sa la differenza tra DNA e RNA, non sa la differenza tra virus e batterio e non conosce le basi della biologia. Ci saranno delle eccezioni? Ovviamente ci sono delle eccezioni, ma i cretini esistono in tutte le categorie. No. Volevo chiederti quali sono le tue abitudini che reputi più importanti? È una domanda che mi avete fatto spesso, per cui ho già la risposta. Quasi, quasi, perché cambiano le mie abitudini, anche se sono abitudinario. Entro nella foresta, vi ricorderete che non è un segreto il fatto che io abbia l'abitudine di meditare tutte le mattine, per cui questa è una delle abitudini più importanti della mia vita. Un'altra abitudine molto importante è fare esercizio fisico. Un'altra abitudine super importante è leggere. Lo sapete, io vi ho lanciato un po' l'idea di questa mia ossessione del fatto di leggere tutti i giorni 10 pagine di un libro. Non ci riesco tutti i giorni, ma questo è il mio obiettivo. Io ci provo a leggere tutti i giorni. E poi un'altra cosa è divulgare. Questa cosa che sto facendo adesso con te non nasce nel mio caso come tecnica di promozione delle mie cose, ma nasce per migliorarmi. Cioè io già avevo le mie tecniche di promozione che funzionavano bene, ovviamente speravo che lo potessero diventare, ma da sempre io ho il desiderio di parlare di queste faccende con altre persone. Mi spiego meglio. Tante volte quando io vivevo nella mia casa dello studente non avevo praticamente nessuno con cui parlare di psicologia nei termini di psicologia di crescita personale, quindi di ipnosi, di meditazione, di tecniche di rilassamento. Certo, ogni tanto c'era qualche illuminato che conoscevo, il mio Manuel, ovviamente, che nominiamo sempre, Roberto, che era anche lui appassionato di ipnosi, ci ha fatto la tesi, un sacco di cose. Ogni tanto parlavo con i miei amici di tanto in tanto, ma non,
i miei colleghi che sarebbero poi diventati psicologi non avevano voglia di parlare di queste cose. Preferivano discutere sui massimi sistemi della psicodinamica piuttosto che parlare di tecniche e di metodologie. Per questo motivo ho aperto il mio gruppo di Yahoo per parlare di queste cose con persone interessate come me a queste cose. E oggi, mentre oggi è super facile trovare persone appassionate di queste materie, ai miei periodi, ai miei tempi non era facile, per cui una delle mie abitudini era quella di trovare una persona affidata, un luogo sicuro nel quale poter esprimere le mie idee nei confronti di queste metodiche, di queste tecniche e quant'altro. Altra cosa, cioè quindi esprimerle, divulgare, per me è stata un'abitudine fondamentale, perché mi aiuta nello spiegare le cose ai miei pazienti, nello spiegare le mie cose a te, nello spiegarle a me stesso, nello spiegarle alle persone che mi circondano, a chiarire meglio ciò che faccio a 360 gradi. Per cui non è un'abitudine scontata, vale quanto la meditazione, vale quanto la preparazione fisica, eccetera eccetera. Consigli per fare meditazione in coppia? Sei una fonte di ispirazione, grazie mille. Allora, meditare insieme, trovare uno spazio, creare uno spazio, un luogo, in una casa, un sangha personale. Cercare di creare, cementare una abitudine, pertanto dovete creare un luogo fisico, o trovare un luogo fisico nel quale poter meditare insieme. Ovviamente questo periodo non è mica troppo buono per fare queste cose. Io riesco a togliermi la mascherina perché, come vedete, sono in mezzo a nulla. Ci sono delle persone, ma sono lontanissime, però la tengo lo stesso perché non voglio dare cattivi esempi. Lo so che adesso qualcuno dirà beh, che esagerato, che se vabbè, poi ne parliamo. Però a parte questo, a parte gli scherzi, trovate un luogo condiviso per iniziare a fare la pratica insieme. Significa, dai, tra 10 minuti iniziamo a meditare, meditiamo insieme. Ovviamente se abitate insieme funziona, se non abitate insieme in questo periodo la vedo un po' dura, meditare con le mascherine in un sangha dove adesso li chiuderanno probabilmente, insomma, con su Zoom. Controllarmi continuamente, cosa posso fare? Guarda, noi abbiamo degli esercizi specifici per questo in un corso, ancora una volta, che si chiama Dall'ansia alla serenità. Se non ti sei accorta o accorto che quella roba lì è ansia, aspetta un po'. Ragazzi, provare ansia non significa essere matti, non significa avere le rotelle fuori posto, soprattutto oggi dove la realtà che abbiamo attorno è 100 milioni di volte più complicata di quanto non l'avessero i nostri antenati, o meglio i nostri bisnonni, cioè quindi 150 anni fa il mondo era milioni di volte più semplice che oggi. Certo, non era semplicissimo, però era molto più semplice. Tutte queste cose qua contribuiscono nel il fatto che abbiamo una società della prestazione dove devi essere sempre pronto, eccetera, contribuiscono al nostro aumento nel tentativo di aumento del controllo, nel tentativo di essere sempre precisi, di essere sempre giusti, oppure di non essere sbagliati, del contrario. Tutte queste cose qui possono capitare a tutti ed è per questo che abbiamo fatto un percorso ed è per questo che sto facendo ancora pubblicità a Dall'ansia alla serenità, che trovate in biografia. Ragazzi, bene, allora anche per oggi abbiamo risposto a più di 10 domande, anzi a 11 se non ho perso il conto, e se volete che io risponda a tutte le vostre domande, come al solito c'è la nostra diretta live del giovedì mattina, all'interno della quale in realtà rispondo alle vostre domande. Siete voi a fare la live del giovedì mattina, che poi resta registrata per sempre sul mio canale di Psinel, appunto nel nostro podcast. Se non sbaglio sarà la live numero 75 del nostro podcast. E nulla, magari più tardi, se riesco, tra poco facciamo un caffettino, ma non sono sicuro. I veri psinellini sanno di che cosa sto parlando, vero. E come al solito fammi sapere se ti è piaciuta questa passeggiata mettendo un mi piace così, e se non l'hai fatto e non l'hai ancora fatto, dai un'occhiata a Facci caso, al mio libro.